Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, non vedo l'ora di iniziare. Ho veramente tanta voglia di cercare almeno di provare a ribaltare, no? La situazione, perché per chi non lo sapesse, purtroppo siamo calati tanto, soprattutto a causa delle brutte partite, brutte prestazioni che abbiamo fatto nel precedente video. E niente, andiamo a giocare contro l'Inter, che è prima. Voglio ricordare che se l'Inter dovesse vincere, la situazione per noi diventa veramente problematica dal punto di vista scudetto. Se invece dovessimo vincere noi, si riapre un po', no? Si riapre un po' le strade, e così si riaccende anche un po', tra virgolette, la speranza. Se pareggiamo, la situazione rimane chiaramente invariata. Vabbè. Detto questo, i giocatori meno male hanno recuperato. Niente, iniziamo. Battono loro il calcio inizio. E dai ragazzi, E vai Kelechi, vai che sarà solo e tira! Kelechi! Iheanacho! Dopo 15 minuti la sblocca lui! E andiamo di 1-0! E andiamo, teniamo, bimbi, dai, che non è semplice, però ce la possiamo fare. E vai che c'è una buca! E vai Paulino! Pallo di Dybala! Subito dopo pochi minuti, 2-0, raddoppiamo e andiamo di... Che bello di... A Benedi! Boia! Finisce così il primo tempo. Stiamo giocando decisamente bene. E il risultato, meno male, lo dimostra stavolta. Che dire il primo tempo? Ci sono state in totale... due occasioni, diverse due occasioni che sono state esclusivamente nostre. Sono venuto a fare due gol. Mi può andare bene, anche se magari me la fa forse anche di più. Però dai, va bene così. Niente, prima di iniziare il secondo tempo voglio fare un cambio. Levo Bilal e metto Pereira, vai. E tira De Pai. Dio buono di. Va bene, dai. E vai Kelechi, non sei fuori gioco. Kelechi! Iheanacho! 3-0! Bello! Via! Oh, a regola non è ancora chiusa, però poi ci manca, cioè possiamo veramente gestire la partita come vogliamo adesso. Dai, Cambio! Dato che la situazione è questa, e dato che dopo, per chi non lo sapesse, lo voglio dire, giochiamo contro il Chelsea in Champions League, voglio fare appunto qualche cambio. Vai così, vai. Vai Depay. Oh, via 4-0. Finalmente vedo un host da Depay. Un host che mi aspetto e mi aspettavo da Depay. Ovvero molta fisicità. E niente, tra virgolette, appunto, come ho detto, ora potenza fisica. Occhio e attenzione. 4-1. Effettivamente, diciamo, me lo sono un po' cercato, cioè questo gol da parte dell'Inter, perché ho smesso di correre per cercare di affaticare e rischiare di meno, non so, eventuali infortuni, no? Magari uno mentre corre, questo si vede, e niente, appunto ho preso gol. Però alla fine è 4-1, e è la prima volta che concediamo e riusciamo a far fare un tiro in porta all'Inter. E andiamo, finisce così, 4-1. Bene, meritato, sì, meritato. Vittoria, chiaramente, clamorosamente meritata. Appunto, risultato meritato. E niente, via. Abbiamo iniziato alla grande, guardiamo anche di continuare, no? Così. E finiamo magari anche alla grande, se possibile. Vabbè, chissà. Intanto, come ho detto prima, prossima partita. Champions League contro il Chelsea, gli ottavi. Giochiamo laggiù, a Londra. E dai, speriamo bene, arriviamoci, dai. Allora, eccoci qua, siamo arrivati al giorno della partita. Vabbè, 27 febbraio. E niente, iniziamo a giocare, vediamo un po'. Dai, mettiamo la bianca per noi, la blu per loro. Condizione fisica, chiaramente, hanno recuperato un pochino e non tutto. Però bene o male ci dovremmo essere. E niente, dai, iniziamo. Dai, ribattono il calcio d'inizio i nostri avversari.
e iniziamo a giocare. Attenzione, mamma mia, attraversa. Mamma mia, già 1-0 dopo 4 minuti. Però qui si è preso per sfortuna, eh. Dai, bisogna essere sinceri. Dai, ora non pensiamoci. E vai, Kelechi! Eccoli! Kelechi! E adesso 1-1! E andiamo di partita riequilibrata! Gran gol di Kelechi! Ed è buona, lo sapevo! Vai, Kelechi! Maremma cane! Peccato di, va bene, va bene. Finisce così il primo tempo. Ci siamo, eh? Anche se il risultato non lo dimostra, ci siamo, ce la giochiamo. Anche se siamo fuori casa. Il Chelsea chiaramente non è assolutamente una squadraccia. Quindi anche loro chiaramente danno un po' fastidio. Però noi ci siamo. Prima di iniziare il secondo tempo vorrei fare i cambi e vorrei fare così. Levare Chesney per mettere Pereira e levare Depay. Per mettere Djordjevic, che poi chiaramente verrà spostato al posto di Dybala e Dybala verrà messo trequartista. Detto questo, iniziamo questo benedetto sono tempo. Madonna santa, Madonna santa, porca puttana di. E vai! Mamma mia! Peccato di Maremma cane. E vai! E vai! Non so perché l'Hernandez, ma va bene! Invece no, Maremma cane! E vai, Djordjevic! Ancora! Dai, dai! Dai, nemmeno fuori, Maremma cane! Finisce così la partita. Era un attimo solo al pensiero, scusate. E niente, 2-1. Purtroppo è una sconfitta. Però bisogna anche dire che c'è la possibilità di far meglio al ritorno e di passare. Quindi diciamo che sicuramente poteva andare meglio, ma poteva essere più critica la situazione. E diciamo che proprio a livelli estremi può andare bene, sì. Vai. Durante gli allenamenti di ieri, Timothy Castan si è infortunato. Stiramente al polpaccio, 3 settimane di stop. Dio Cristo, ne. Insomma, andiamo a fare questa partita con la Lazio. Maremma canide. Non ci voleva perché comunque in difesa siamo montati. Chi ci è andato? Lui da solo. Aspetta. Beh, metto anche Djordjevic. Niente, iniziamo, dai. A ribordo, a ribattere, il calcio inizio, gli avversari. E niente, iniziamo. Vai, primo tiro della Lazio, manca fino a fare gol, meno male l'ha buttata su. E girati bene, Djordjevic, e tira, ma che stapeta, vi. Addio! Vai, 1-0 Lazio, Maremma cane de Keita. Era da solo, vi il terzino non ci poteva fare niente, perché ce n'aveva da marcare due, o lui o quell'altro. Che appunto era Keita che ha fatto gol. Vabbè, 1-0, dai. E vai, Bilal, e vai! Non ci credo. Maremma, ma di manta uscita. Non ci credo, non ci credo, non ci vuole rete, meno male. Meno male è andata alta. Finisce sì il primo tempo, 1-0, eh. Meritato vantaggio per la Lazio. Però va anche detto che qualcosina noi abbiamo creato, quindi se non è volendo almeno il pareggio lo possiamo riagguantare. Però prima di far ciò mi fate provare a fare una cosa. Chiaramente dura poco perché poi Verratti lo sostituisco perché è stanco. Però mi fate mettere Verratti COC e Depay dietro, perché di testa Verratti vanno soprattutto sui rinvii, ne prende una perché è basso. E poi niente. Quindi Depay, che secondo me invece è più fisico, un po' più alto, se ne può prendere. Quindi fate fare questo cambio qui. Tanto siamo e siete abituati, no? A vedere i giocatori che non giocano nel suo ruolo con me. Insomma, iniziamo il secondo tempo. Dio buono, se passava, te.
E dalla di là è buona! Marco! Verratti! 1-1! Oh, sarà un caso, eh! Però l'ho cambiato di ruolo! Per l'altro anno e mezzo ruolo ideale! E ha fatto gol! E andiamo, dire! Tra l'altro sul limite del fuorigioco, credo! Vabbè, 1-1! E siccome ha fatto gol, cosa si merita di uscire? Mi è stanco! Allora, Dybala giù, Verratti su e poi viene Enacione, vai! E la Vanchicelli, vai così, mette Pereira, vai così, dai, addio, meno male, vai, va, semi sbucciata, e vai Djordjevic, e vai, e guarda Enacio, ma perché l'hai data lì, finisce così, 1-1, Per come è andata la partita, meno male, perché forse meritava un po' più la Lazio di noi. Sì, decisamente, anche guardando velocemente sì le statistiche. Però effettivamente questo 1-1 serve a poco. Boh, vabbè, alla fine però non si è perso e ora dopo questa partita qua guarderò un po' la classifica e vediamo un po' come siamo messi. La partita in questione è questa qua. La semifinale di Team Cup, a regola c'è andata e ritorno, e per quanto sia rischioso, concedetemi di far così, perché veramente non è il momento di giocare alla Team Cup. Fatemela simulare, non so quanto possa finire. Speriamo bene, guardiamo cosa fa Pigio, ma si guarda, attenzione Verratti, ma dei banche rosso, ma che macane, comunque 1-0, eh. Safò, Pigio al 45esimo, 2-1, e vabbè, se c'è un ritorno, perché l'Agora c'è il ritorno, ce la possiamo sempre giocare. Comunque, adesso, arriviamo alla quarta partita del video, giochiamo in casa contro il Bologna, campionato chiaramente, però come ho detto prima, fatemi vedere com'è la classifica adesso. Maremma cane, 8 punti dalla Juve, porca troia. Non ci voleva, non ci bisognava fare già con la Lazio. Alla fine sì, erano sempre 6 punti, ma erano di meno. Vabbè. Vediamo questa partita qua col Bologna come può andare. Allora. Bene così. I giocatori sono stanchi, stranamente. Boh, vabbè, intanto iniziamo così. Prima di iniziare mi sono scordato di fare questa cosa lì. Cosa che avevo detto nella partita precedente, ovvero di scambiare Verratti con Depay. Vai, ora iniziamo. Allora, vabbè, sotto l'acqua. A riborda, ma battono sempre per l'altro, insomma. Battono il calcio per l'altro. E detto questo, iniziamo, no? Classica frasina. E vai di balino, vai, tira! In bocca. Madonna, siamo scoperti. Meno male, vai. Ci è andata bene stavolta. E vai Marchino, tira! Marco! Verratti! Ancora una volta lui! E andiamo, la sblocca lui! 1-0 al 15esimo! Bene, però rimaniamo copiati per terra, perché è sempre lunga. Addio, addio! Mamma mia, meno male. Questo t'ha sbagliato, mancoso. Però bene così, me ne frega. Ancora! Non ci credo. Maremma canede. Peccato. E tira Kelici. Boia di 2 ore. A cos'è rigore? Meno male, vai. Boia. Vai, rosso fra l'altro. Rossetti, vai. Vai a fare la doccia, caro, vai. Vai Paolino, raddoppia un po' a te, madonna, yo. Meno male, 2-0, palo di bala, vale, via, sospirone, bella roba per Kelici, Iheanacho, 3-0, sul finale del primo tempo, ma io dico perché non si può giocare sempre così, Maremma canidi,
Boia, quando si gioca bene siamo micidiali, siamo devastanti, dei. Ai ai. Finisce proprio con il gol di Anascio, il primo tempo, 3-0. E ce la stiamo gestendo, sta facendo una grande partita, anche se inizialmente poteva non sembrarlo perché abbiamo concesso qualcosa a Bologna, però in realtà le cose stanno andando così. Ora, data la situazione, fatemi fare qualche cambio. Allora, come sempre, faccio così. No, anzi, aspettate un po', aspetta. No, voglio levare Dybala. Vai. E vai, così, vai, si fa respirare un po' Dybala. Come ho sbagliato inizialmente. Cioè, andiamo a fare il secondo tempo. Attenzione! Mamma mia, meno male. 3-1 la poteva riaprire, eh. E vai Filippino! E tira Filippino! Boom! 4-0! Ci mette la firma anche Filip Djordjevic. Che partita! 4-0! Ancora, ancora di oggi, ce ne vado a fare un altro. Madonna, che piedi però stavolta. Buon piccionaia. Ma Pereira. Niente. Lo farò ora invece, Pereira. Madonna santa, Dio, come mai? Boh, 5-0 era più bello. Dio buono, Dio. E finisce così, 4-0. Dai, dai, non abbiamo preso gol. Perché non sembra, ma ogni volta, sì, anche se si vinceva, si è vinto, e si prendeva almeno un gol. E quindi niente, bene così. Grande prestazione. E boh, speriamo di fare altrettanto anche nella prossima partita. Almeno a livello di risultato finale, non tanto di numeri, a livello di vittoria, Dio. Allora, bene così, è tornato Castagna, anche se non lo faccio giocare, perché credo che abbia cerottino, o perlomeno sia abbastanza stanco. E poi, bene, la classifica. La Juve, a quanto pare, ha perso, perché prima, sinceramente, devo essere onesto, non ho fatto caso se aveva già fatto 28 partite, no? E quindi noi avevamo una partita in meno. Quello non ci ho fatto caso. Il resto di fatto è che adesso abbiamo 5 punti, e quindi si riaccende un'altra volta la speranza. Che se prima con 8 punti poteva essere un po' drastica la situazione. Comunque adesso pensiamo a questa partita qua, che appunto ci vedrà giocare contro l'Empoli. Infatti, come avevo detto prima, Castagna al cerottino, quindi non si rischia. Si rimette, chi era lui? Boh, non lo ricordo nemmeno. Niente, metto anche Djordjevic al posto di Kelechina. Di Kelechina, volevo dire Kelechone, vabbè, di Anacio. E levo Cerny, metto Pereira. E niente, iniziamo. Vediamo se almeno stavolta lo battiamo nel calcio inizio. Un'altra volta allora, madonna santa. Boia, di. Mi garba tanto a me batterlo, invece. Vabbè, insomma, detto questo, dai, iniziamo e guardiamo di provare almeno a livello di prestazione a fare come prima. Mamma mia, manca appena si fila subito gol. Attenzione, attenzione! Non ci credo, non ci credo. Meno male. C'è andata di culo. Ma che cazzo fa Dragoschi? La X era per levare. Madonna santa. Comunque era per levare palla, per pressarlo. Perché Dragoschi ha dato la palla, io non lo so nemmeno io. C'è andata un'altra volta di culo comunque. Poi dopo. Prendila. Fuori. Meno male, vai. Bimbi, però è solamente Empoli, Ti sveglia un pochino? Ti si prova? Balla Djordjevic. E tira Djordjevic. Oh, bene! Djordjevic! Vantaggio clamorosamente meritato, perché siamo arrivati solamente con questa occasione qua in porta. Appunto, una volta sola. E niente. Però alla fine, chi se ne frega, basta fa go, no? E vai Djordjevic ancora, Dio buono, de. Finisce così il primo tempo, 1-0. Direi che da parte nostra ci sono state veramente poche occasioni, due. Tutte e due con Djordjevic. Però, ciononostante, come ho detto prima, anche se l'Empoli ha fatto qualcosa di più, il risultato, per fortuna, ci vede in vantaggio. Bene così, no?
Andiamo a fare il secondo tempo. Attenzione, il terzino non capisce perché è lì. Boh, tira anche la bomba. Di sinistra con nei mezzo piedi. Peccato centrale. Va bene però. Attenzione Memphis! Mamma mia! Per un momento pensavo fosse go. Comunque, cambio. Levo Djordjevic, anzi. Verratti torna giù. O no? No. Faccio così. Sono indeciso anche dei fambi, ragazzi. Me ne rendete conto? Vai così, vai. E vai Djordjevic, vai Djordjevic. Guarda Kelesi. Maremma troia. Porca troia, forse era meglio. Anzi, sicuramente era meglio se tiravo. Vai, fra l'altro sei più anche giallo. Dove è il rosso, è entrato ora, c'è Spurs. No, vabbè, è giallo. E chiudi la Kelesi, Kelesi! Via Nascio, 2-0, via! Si è vinta anche questa! Dico sì, però mi fa strano, perché sembra che abbiamo vinto tipo 8 miliardi e questa è un'altra. Invece no, anche questa solamente per prima, perché si è vinta anche quella di prima e si è vinta anche questa. Vabbè, mi garba parla tanto oggi, eh? Non lo so come mai. Ale, appunto, finisce con il gol di Anascio. 2-0, come ho detto prima, un'altra vittoria. Bene, vediamo adesso com'è la classifica prima di concludere il video, perché non mi ricordo se avevo detto che questa era l'ultima partita. Vabbè, se non avevo detto, questa era l'ultima partita del video. Ah, bene, somma di ammunizioni per Anascio, la prossima di campionato la salta. Allora, fatemi prima arrivare qua e poi si va a vedere la classifica. Arriviamo proprio alla giornata del ritorno dell'ottavi di finale Champions League contro il Chelsea. E ora andiamo a vedere un attimino come siamo invece messi a livello di classifica in campionato. Bene, bene, siamo secondi. Tutte belle davanti a noi, tranne la Juventus, hanno fatto delle cavolate, delle cappellate, no? E niente, non so se hanno perso, pareggiato, non so, non mi ricordo quanti erano, perché guardavo solamente ed esclusivamente la Juventus. Resta di fatto che adesso siamo tutti a pari partite, siamo tutti a 29, quindi non c'è differenza di partite, una partita in più, una partita in meno. A livello di punti, invece, purtroppo siamo sempre a 5 punti dalla Juventus. Però diciamo che mancano sempre 9 partite e può succedere ancora di tutto. Quindi rimango speranzoso, ecco. E niente, detto questo, arriviamo alle conclusioni. Allora, come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di fare / mettere le solite 3 cose, se volete. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potete rimanere potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video, che appunto, come credo avete visto, ci vedrà giocare subito, iniziare con il ritorno in Champions League contro il Chelsea. Bisogna farmene un go. Se bisogna passare, bisogna fare un go e prenderne 0. Se ne fanno un altro loro, tipo 1-0 loro, bisogna farne 2. Però così andremo a supplementari. Vabbè. No, lasciando stare questa serie, niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.